Valentina Cipollari, matrimonio finito, parla l'ex marito Chico. Tina Cipollari si è separata dal marito conosciuto a Uomini e Donne, Chico Malli scrive sui social di essere single. Chico Malli e Tina Cipollari hanno messo la parola fine al loro matrimonio, unione da cui sono nati tre figli. I due ex coniugi si sono lasciati in maniera civile, rispettandosi a vicenda. Giorni fa la Cipollari, che inizialmente non voleva parlare della sua separazione per non dare un dolore ai figli, ha dichiarato pubblicamente a Uomini e Donne di essere ritornata single, scherzando sul fatto di attendere corteggiatori. La redazione del programma, però, deve averla presa sul serio, in quanto è stato annunciato sulla pagina social della trasmissione, che presto Tina salirà sul trono. Anche Chico ha annunciato il suo nuovo stato sentimentale, scrivendo un post sui social in cui ha confermato di essere di nuovo libero e di volerlo annunciare in modo schietto e semplice. Il parrucchiere più famoso d'Italia ha invitato i follower a non scrivere messaggi poco carini, sottolineando che il suo matrimonio è finito con molto rispetto da ambo le parti. Sia lui che la sua ex moglie, infatti, hanno pensato soprattutto al bene dei loro figli, lasciandosi con dignità e serenità, dopo aver comunque tentato di salvare il matrimonio. Tina ha confessato i motivi della fine del suo matrimonio a Di Più. Al settimanale Di Più, la Cipollari ha dichiarato quali sono stati i motivi della fine del suo matrimonio con Chico. La relazione è finita dopo ben 16 anni, di cui 13 da sposati perché entrambi non riuscivano ad andare avanti. Dopo innumerevoli tira e molla e svariati tentativi di tenere in piedi il matrimonio, Tina e Chico hanno dovuto arrendersi all'evidenza della fine del loro rapporto. La loro relazione, a detta della vulcanica opinionista di Uomini e Donne, non era più quella tra marito e moglie, per cui è stato meglio dirsi addio che continuare non stando bene assieme. La simpatica opinionista romana ha precisato che l'unione non è finita a causa di un tradimento, essendoci stato sempre molto rispetto tra lei e Chico. La separazione è stata consensuale ed è avvenuta un po' di tempo fa, un giusto lasso di tempo per consentire ad entrambi di metabolizzare il tutto e a Tina di rimettersi in gioco a Uomini e Donne. Probabilmente, il trono dell'opinionista verrà collocato nell'ambito delle puntate del Trono Over, dove la Cipollari si è distinta per i suoi simpatici siparietti con Gemma Galgani. Non resta che attendere le prossime puntate del programma, che si preannunciano ricche di colpi di scena.